Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travater91 e sono qui con questo video per parlarvi del secondo film della tripletta, ovvero un trio di film che io e i miei amici abbiamo visto tutti lo stesso giorno, ovvero il 16 febbraio 2018 a Luci Cinemas Bicocca. Come potete leggere dal titolo, questo secondo film è La forma dell'acqua. Dei tre film di questa tripletta era leggermente particolare perché intanto è stato quello che si è aggiunto all'ultimo. Noi volevamo fare una doppietta con I Primitivi, il film precedente di cui troverete la recensione in descrizione, e con il film successivo. E solo che siccome nello stesso periodo usciva Shape of Water, mi era venuto in mente, se aggiungessimo questo e facessimo finalmente la tripletta di cui parlavamo da un po', così è stato e quindi appunto abbiamo ottenuto la tripletta. Rispetto agli altri due film, però, questo io e uno dei due amici con cui ho fatto la tripletta l'avevamo già visto al Festival di Venezia, in quanto l'università ci aveva dato un accredito per poter appunto partecipare, anche se soltanto come spettatori, al Festival di Venezia. Già la prima visione che ebbi appunto al Festival, in cui tra l'altro riuscì a red carpet di presentazione del film a ottenere anche l'autografo di Guillermo del Toro, regista del film. Ci piacque molto e decidemmo che saremmo tornati a vederlo come spettatori paganti per poter contribuire finanziariamente al film. Anche se vabbè, con le tessere che abbiamo usato di ingresso abbiamo pagato solo 5,60 euro anziché prezzo pieno, però comunque un biglietto staccato per questo film a nome nostro c'è, anche se in realtà è letteralmente uno perché per un qualche errore la macchina non ci leggeva le tessere, quindi ci hanno dovuto fare soltanto quest'unico biglietto, vedete, con i tre posti qui vicino, boh, non so che casino abbiano combinato. Comunque, lo volevamo appunto rivedere, ne abbiamo approfittato appunto per fare anche la tripletta. Alla prima visione, appunto, mi era piaciuto tantissimo, ne avevo anche parlato leggermente, ne avevo anche parlato insieme agli altri film che avevo visto al Festival di Venezia in un video apposito, vi lascio in descrizione i due video appunto sul Festival di Venezia. E diciamo che quello che io pensavo è magari alla seconda visione potrebbe piacermi leggermente di meno perché viene meno l'effetto sorpresa, potrei notare di più i difetti. E rivedendolo devo dire che mi è piaciuto quanto la prima volta, se non sotto certi aspetti di più. Sono riuscito ad apprezzarlo maggiormente. Riassumendo brevemente la trama, siamo intorno agli anni 50-60 e la protagonista è questa inserviente muta interpretata dall'attrice Sally Hawkins, che lavora appunto come donna delle pulizie in questa struttura scientifica di cui non si capisce bene cosa facciano, però tra i loro soggetti c'è una creatura che è stata trovata in un fiume dell'Amazzonia. E che è questo mostruoso uomo pesce che appunto viene piuttosto torturato dalle persone che lo stanno studiando. Lei riesce di nascosto a instaurare un rapporto con lui finendo per innamorarsi e poi a un certo punto gli scienziati decideranno di sezionarlo e lei dovrà cercare in tutti i modi di salvare il suo particolare innamorato. Ora, l'idea di una trama simile potrebbe sembrare abbastanza assurda, diciamocelo. In mano a un qualunque altro regista sarebbe venuta 9 su 10, una schifezza bella e buona. Ma in realtà questo film è stato diretto da Guillermo del Toro e quindi è venuto fuori un film bellissimo, uno dei miei preferiti di Del Toro, anzi credo che sia il mio preferito, secondo solo a Hellboy 2 The Golden Army, che resta il suo film migliore. Non so se riusciranno mai a batterlo, però credo che questo Shape of Water, La forma dell'acqua, sia dopo quello il film che mi è piaciuto davvero di più. Questo è un film che continua, diciamo, un filone, ecco, poetico di Del Toro, ovvero di mischiare la realtà storica con il fantastico. L'aveva già fatto con La spina del diavolo e Il labirinto del fauno, anche se in entrambi quei casi l'avvenimento storico era il periodo, la dittatura franchista. In questo caso invece ci spostiamo nell'America, appunto, negli anni 60. Rispetto a quei due lì, secondo me, però, qui è stato fatto un passo avanti, perché soprattutto con Il labirinto del fauno, che comunque ho apprezzato, tanto che ce l'ho anche in Blu-ray qui dietro, avevo la netta sensazione che se si fosse tolto l'elemento fantastico, il film sarebbe andato avanti benissimo lo stesso, perché in quel caso, appunto, c'erano due linee narrative, uno vedeva questi partigiani che dovevano fuggire, che stavano cercando di contrastare, barra scappare dai franchisti. E dall'altro c'era appunto questa bambina figlia, la cui madre aveva sposato in seconde nozze un generale franchista piuttosto bastardo, tanto che era anche incinta di lui, e che per sfuggire agli orrori della vita vera, si rifugiava in questo mondo fantastico, o meglio, incontrava questo fauno in questo labirinto che diceva di essere la principessa di un regno fatato. E nonostante tutto si lasciava un po'. Cioè, si cercava di mantenere l'ambiguità se quello che stava vedendo la ragazzina fosse vero o se fosse semplicemente un suo sogno, appunto, una sua fantasia per scappare, appunto, da quel mondo terribile. E comunque funzionava, era un film molto bello,
però ripeto, io avevo la, se tu avessi tolto la linea narrativa del fantastico o la linea narrativa della guerra, avremmo ottenuto due film che avrebbero funzionato benissimo anche a sé stanti. Qualcuno potrebbe dire, beh, in realtà è una cosa positiva, no? Vuol dire che il film funzionerebbe anche senza dei pezzi. E io rispondo, ma è davvero un pregio che un film possa funzionare se togli dei pezzi? Cioè, vuol dire che roba in più? E sia chiaro, un conto sono scene messe lì, no? Cioè, magari vuoi mettere una gag che anche se la togli il film va avanti, poi dici, beh, magari è divertente, la metti, quindi ok, è un più e ci può stare, ma addirittura che se tu togli una delle due linee narrative il film funziona lo stesso. Sì, da un lato vuol dire che Del Toro è bravissimo a raccontare storie, tanto che può anche metterne più insieme, però dall'altro lato a me non piaceva tantissimo, perché mi faceva dire, ok, allora cosa è servito fare un film se ne potevi fare due e funzionavano lo stesso. Qui invece la narrazione è molto meglio amalgamata, perché ti racconta una storia con la S minuscola calata nella storia con la S maiuscola, ma non raccontandoti avvenimenti specifici come appunto eventualmente la lotta ai partigiani, ma semplicemente una situazione. Siamo negli anni 60, la società è strutturata in questo modo e l'ingresso di una creatura appunto fantastica come quella che vede, come l'uomo pesce, innesca tutta una serie di questioni e di modi di comportarsi dei personaggi. La creatura qui ovviamente è una metafora della diversità, cosa ancora di più accentuata dal fatto che tutti coloro che riescono a relazionarsi con essa in maniera positiva sono persone che per un motivo o per l'altro sono diverse o comunque si sentono escluse dalla società americana, tipica di quegli anni, una società molto razzista, discriminatoria, ipocrita, che si credeva superiore, che si circondava di vari appunto illusioni per credersi superiore, siano fossero esse materiali come la macchina, come l'automobile, o anche spirituali, no? Questo continuare a menzionare Dio come se bastasse semplicemente menzionarlo per essere delle brave persone, quando in realtà la cosa è un po' più complessa. E quindi appunto tutta questa ipocrisia viene qui completamente smantellata da Del Toro, utilizzando appunto come pretesto la creatura. La messa in scena è fantastica sotto ogni punto di vista, la fotografia è veramente bellissima, con i toni che virano dal verde al giallo, che danno allo stesso tempo l'idea appunto dell'acqua, di cui appunto che è presente fino al titolo del film, ma anche e soprattutto quando il giallo lo senti molto calda, è veramente proprio accogliente, quindi è un film che ti fa proprio sentire bene mentre lo guardi a livello proprio di colori. La colonna sonora è fantastica. Quando ho visto il Golden Globe io dissi che non me la ricordavo e quindi mi sembrava strano che avesse vinto. Rivedendola e risentendola, sì, è una colonna sonora secondo me stratosferica e che oltretutto si adatta perfettamente al film, sottolinea ogni momento in maniera veramente perfetta, e quindi adesso tifo molto per questa colonna sonora agli Oscar. Anche la ricostruzione scenografica funziona benissimo, sembra veramente di essere negli anni 60. Nulla da dire da questo punto di vista, poi per tutti questi è stato candidato anche per scenografia e migliori costumi, candidature meritatissime. Parlando invece di una candidatura che non ha avuto e che non mi capacito, ho anche visto un pezzo dell'ultima puntata di Facce di Nerd, anche lì ne discutevano, non è stato candidato a miglior trucco. La cosa suona veramente strana. La mia ipotesi è molto semplice, non l'hanno candidato perché sapevano che avrebbe dato filo da torcere al trucco dell'ora più buia e volendo far vincere quello l'hanno levato per non dare un avversario scomodo a quel film. Parlando invece dei personaggi, sono tutti molto ben caratterizzati e molto ben interpretati, qui veramente credo che sia uno dei film meglio recitati di Del Toro, non che mi vengano in mente film di Del Toro in cui gli attori recitino male. Pure nel suo film peggiore, ovvero Mimic, tutto sommato la recitazione era decente, cioè ci stava per il tipo di film che era. Qui però veramente gli attori sono al top, non a caso ha ricevuto 3 candidature ai premi Oscar per gli attori. Abbiamo Richard Jenkins come miglior attore non protagonista, abbiamo Octavia Spencer come miglior attrice non protagonista, cosa con cui non mi trovo d'accordo in questo caso, perché sì, brava, ma ne darà l'Oscar? Vabbè, è anche un ruolo che lei, un tipo di ruolo che lei ha fatto 1000 altre volte, quindi ricandidarla per l'ennesimo ruolo uguale non mi sembrava il caso. Su tutti però spiccano in parte anche Michael Shannon, che è stato bravissimo anche lui, ma soprattutto Sally Hawkins nel ruolo della protagonista, veramente stratosferica. Poi se considerate che è muta, deve fare tutto con le espressioni e con i gesti, e veramente non c'è un momento in cui non sia in parte, in cui non riesca a trasmetterti delle emozioni, veramente. Lo dissi già all'epoca delle nomination, lo ridico anche qui. L'Oscar sicuramente se lo beccherà quest'anno Frances McDormand per 3 manifesti a Ebbing, Missouri, però per quanto sia stata brava lo meritava di più Sally Hawkins.
Devo dire, a livello umano mi dispiacerebbe a questo punto se vincesse la Hawkins al posto della McDormand, perché veramente la McDormand l'hai fatto vincere ogni premio possibile e immaginabile, se poi all'ultimo le giuri l'Oscar è proprio umanamente da bastardoni, però se vincesse la Hawkins in realtà se lo meriterebbe di più, a voler essere onesti. E comunque, tutti a parlare appunto di Jenkins, di Michael Shannon, sì, bravissimi. Ma Doug Jones che fa la creatura, ragazzi, veramente fantastico. Anche qui un attore che deve lavorare solo di fisicità, infatti lui è un mimo soprattutto più che un attore, infatti interpreta spessissimo i mostri, perché? Perché lui con la gestualità riesce a essere credibilissimo come creatura mostruosa, è veramente un drago in questo tipo di performance, non a caso ha recitato in moltissimi film di Guillermo del Toro, e quindi secondo me i due più grandi attori di questo film sono appunto la Hawkins e Doug Jones. Tra l'altro, parlando della Hawkins, ho molto apprezzato la scelta di questa attrice, perché allora il film, essendo una favola, è raccontato sotto forma di favola, già nel trailer si sente una voce narrante che dice che questo film è a proposito di una principessa senza voce, ovvero appunto la Hawkins. Il bello è che lei non ha il classico aspetto di come ti immagini una principessa. Non dico che sia una brutta donna, ma sicuramente non è una delle donne più belle che esistano. Non stiamo parlando di una Charlize Theron, di una Scarlett Johansson, giusto per dirne un paio. Ci sono appunto molte donne più belle di lei, però mi piace questa cosa, questa idea di dare l'idea della principessa, anche se principessa con un titolo un po' diverso dal solito, a una persona che comunque sia realmente una persona normale. Anzi, proprio il fatto che faccia l'inserviente, lei è credibile. Cioè, quanto è una rottura di palle vedere queste strafighe allucinanti e poi le vedi fare i lavori più umili e oltretutto sempre perfettine. Qui invece ci credi molto di più. Giusto per fare un esempio, Mila Kunis in Jupiter Ascending, vedere Mila Kunis tutta perfettina con i capelli perfetti che sta lì a sturare i cessi, veramente non era minimamente credibile. Qui invece Sally Hawkins è credibilissima, non è che appaia mai sporca o brutta, è una persona normale e funziona da Dio. Sulla creatura ci tornerò come ultimo punto prima di passare alla parte spoiler. Parlando appunto degli altri personaggi, mi sono piaciuti tutti. Mi è piaciuto il percorso di Jenkins, quest'uomo che appunto da un lato non è d'accordo con la società dei suoi anni, ma dall'altro lato sembra esserne schiavo, prigioniero più che schiavo, cioè ha paura di ribellarsi perché insomma si rende conto che potrebbe pagarne il prezzo. E mi è piaciuto il suo percorso di crescita. Michael Shannon, inquietantissimo e che incarna perfettamente tutti i peggiori aspetti della società di quegli anni. Mi piace molto come la sua cattiveria si esprima soprattutto dal voler essere il migliore a tutti i costi, da questa voglia di supremazia che è un grosso problema degli Stati Uniti, no? Il loro voler essere i migliori a tutti i costi, che però dico sempre il problema opposto rispetto a quello di noi italiani. Noi italiani tendiamo a svalutarci enormemente, mentre gli americani tendono, non tutti ovviamente, sto generalizzando, poi le eccezioni ovviamente si trovano, ma gli statunitensi tendenzialmente tendono o a sopravvalutarsi o a voler essere i migliori a tutti i costi, a voler essere i più fighi, e non che ci sia del male a volersi migliorare, però un conto è volersi migliorare, un conto è essere completamente ossessionati. Vi è poi anche il personaggio dello scienziato che studia la creatura, che dovrà appunto decidere se dare ascolto alle direttive che vengono dall'alto, ossia al suo cuore, alla sua coscienza, perché si è reso conto che la creatura è più complessa di quanto sembri. E anche qui ha un percorso che mi è piaciuto, come appunto tutti i percorsi dei personaggi. Dal punto di vista registico è fantastico. Si diceva soprattutto nel cinema classico, la regia e il montaggio sono migliori quando non si vedono. Qui è uno di questi casi, cioè è bellissima, si integra perfettamente, neanche la noti. Non stiamo parlando di una di quelle regie come ad esempio quella di George Miller in Mad Max Fury Road, bellissima, che però si vedeva, cioè ogni momento vedevi, minchia, questo sì che è un regista che fa delle inquadrature, dei montaggi spaventosi. Qui te ne accorgi, ma cioè si mescola talmente bene con la storia che a malapena te ne rendi conto. Se ci fai caso, sì, però veramente ogni inquadratura, tu pensi, ok, ogni inquadratura andava girata così, era il modo migliore per farlo e non ce n'era un altro, e non scade mai nel pretenzioso e nell'autoesaltazione, come ad esempio capita di Iñárritu, per restare in tema, di registi messicani, visto che nel primo decennio degli anni 2000 si parlava un po' dei tre amigos, delle tre promesse del cinema messicano, ovvero González Iñárritu, Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro. Ironicamente del Toro, che secondo me è il migliore di questi tre, non ha ancora vinto un Oscar, speriamo che questo sia il suo anno.
soprattutto perché Del Toro è la dimostrazione di come una regia e una messa in scena consapevoli riescano a rendere credibili anche le storie e quelle premesse più stupide, tipo appunto una che si innamora di un uomo pesce. Tra l'altro, quando uscì La Bella e la Bestia di Bill Condon, io pensai quanto sarebbe figo una versione della Bella e la Bestia diretta da Guillermo Del Toro. Ok, non è una versione ufficiale della Bella e la Bestia, però comunque il concetto è donna principessa, tra l'altro, che viene definita così, che si innamora del mostro, cioè è quello. Ovviamente tutto rimodellato, rifatto alla maniera di Del Toro e funziona perfettamente. La sceneggiatura mi è piaciuta, non so se l'avrei candidata agli Oscar, nel senso che sotto alcuni aspetti può risultare banale. Diciamo che il più grande merito è aver saputo gestire bene alcuni passaggi. Diciamo che ci sono delle coincidenze, comunque dei fattori concomitanti che portano la trama in determinati punti. Spesso e volentieri si rischia di farli sembrare un po' forzati, in questo caso invece appaiono perfettamente fluidi. Soprattutto gli errori commessi dai vari personaggi sono appunto errori a cui ci credi, perché sono perfettamente inquadrati nel tipo di società in cui si trovano. Quindi non è che pensi, ma quale persona lo farebbe mai, una cazzata del genere? Tu dici, sì, in quel periodo è plausibile che l'avrebbero fatta. Non mi sembra ci sia altro da parlare nella parte senza spoiler, a parte l'argomento più succoso, già succoso nel film in generale, ma anche per me. Quindi direi che si può parlare effettivamente di lui, della creatura. Ora, chi mi conosce da un po' sa che io sono un grande amante dei film di mostri, e quindi l'idea di un film appunto con un mostro protagonista mi attira sempre. Solo che, se parlando di film con mostri giganti negli ultimi anni ho avuto molte soddisfazioni, da Cloverfield ai film del Monsterverse, a Shin Godzilla, all'anime di Godzilla, Pacific Rim, insomma, con i film con i mostri giganti mi è andata veramente di lusso, molto meno con i mostri ad altezza, diciamo, normale, perché ho veramente beccato delle inculate terrificanti, dei film bruttissimi, e in cui, cosa che io veramente non sopporto, mostri che non erano mostri, cioè ultimamente veramente, ma chi si occupa dei design, ma cosa gli viene in mente? Io ho capito che devi renderli un minimo appetibile al grande pubblico, ma perché fare questi film assurdi in cui i mostri sono dei figoni emo tutti luccicanti, dei palestrati perennemente a torso nudo, dei palestrati con delle cicatricine che sembrano dei reduci del Vietnam, altro che esseri, altro che la creatura di Frankenstein. Delle stragnocche, che non ho niente contro mostrare stragnocche, ma non presentarmele come mostri, presentamele come gnocchi, appunto. E magari, se ti andava bene, riuscivano anche a farteli, almeno recentemente, te li ritrovi fatti con una CGI veramente di merda, o magari anche tutti cucciolosi, pucciosi, come se fossero dei peruscini. Ma porca vacca, ma andate a cagare, se mi devi fare un film in cui uno dei protagonisti sia una creatura mostruosa, ma fammela mostruosa, porca di quella vacca. Anche se credo che il massimo dell'assurdo l'abbiamo toccato con Animali Fantastici, in cui c'hai le creature magiche più assurde di tutti i tipi, le più fantasiose, le più... E cosa scegli come mascotte? Un ornitorinco. Un cacchio di fottutissimo ornitorinco. C'è il National Geographic per l'ornitorinco. Cosa me ne frega a me in un film ambientato in un mondo magico di un cacchio di minchia di ornitorinco? Ma veramente, io questa cosa non l'ho mai capita. Non cambia nulla contro gli ornitorinchi, sono animali che io adoro. Esteticamente, secondo me, sono fantastici, con questo essere un po' talpe col becco d'anatra, la coda di castoro, veramente un prodigio dalla genetica per quel che mi riguarda. Ma metterli come mascotti in un film su degli animali magici? Perché? Cioè, proprio no, no. Fortunatamente con Shape of Water abbiamo Del Toro, che è uno che i mostri li sa fare, li sa mettere in scena, e abbiamo questa creatura che è veramente stupenda, sia a livello di trucco, che è veramente fantastica, per le movenze, anche per il modo in cui comunque Del Toro delinea tutte le sue caratteristiche, la sua anatomia, le sue capacità, credibile in ogni istante, ed è un mostro vero e proprio. Fin da quando vennero mostrati i trailer, la prima considerazione che molti fecero, me compreso, fu: minchia, ma questo è Abe Sapiens un po' rifatto. E io, tuttavia, ripensandoci, mi sono reso conto di una cosa: questa non è una cosa così strana, eppure semplice coerenza stilistica. Del Toro ha una sua visione specifica dei mostri e del mondo e dei mondi fantastici, e quindi inevitabilmente nei suoi lavori certe cose tendono a ripetersi, quindi ha perfettamente senso che abbia preso un design di un uomo pesce che lo aveva già fatto e che l'abbia riadattato secondo una visione anche più personale, visto che comunque per Abe Sapiens doveva tenersi un minimo al fumetto originale, anche se
Ho visto delle illustrazioni del fumetto di Hellboy, sono comunque un po' diversi. Ma giusto per farvi degli esempi, se voi, c'è la serie The Strain prodotta da Guillermo del Toro, in cui ci sono dei vampiri, e questi vampiri sono piuttosto simili per aspetto ai vampiri mutanti di Blade 2, film diretto appunto da Guillermo del Toro. Così come i fantasmi del film di Del Toro, Crimson Peak, ricordano molto a livello estetico il fantasma di La Madre, film che guarda caso era prodotto proprio da Del Toro, quindi è semplicemente lui che ricicla, cioè non è che ricicla, che riutilizza il proprio modo di vedere le creature. Ma forse la cosa che più mi ha stupito è come Del Toro sia riuscito a dare alla creatura alcune capacità che uno non si aspetterebbe effettivamente associate a un uomo pesce, chiaramente ne parlerò meglio nella parte spoiler, ma è riuscito a renderle credibili. Io vedendo quell'essere che fa quelle cose, ci credo che le fa. E quindi, e questa è anche la dimostrazione, per tornare a una vecchia cicatrice, diciamo, una vecchia ferita che mi porto dietro, è la dimostrazione che il Dark Universe, ovvero il film in cui i mostri dell'universo diventano supereroi, sarebbero teoricamente possibili, anche perché qui abbiamo il mostro della Laguna Nera che ha una storia d'amore con un essere umano, ed è credibile, funziona. È Fox questo film, quindi non potrebbe essere integrato nel Dark Universe. Ma come punto di partenza sarebbe veramente fantastico e credibilissimo. Tra l'altro, l'avevo già detto, a Del Toro avevano offerto di fare da supervisore tipo una decina d'anni fa, ma lui rifiutò perché non si fidava granché delle case di produzione, visto che appunto con Mimica aveva avuto dei problemi. La cosa mi dispiace molto, ecco, visto che ti prendi un anno sabbatico dalla regia Del Toro, perché non vai a dare una tirata d'orecchia a quella di Universal e dici ok, allora, adesso correggete un po' in base alle mie indicazioni? Ti prego, Guillermo Del Toro, fallo! Ma a parte queste mie considerazioni personali, ho apprezzato tantissimo appunto il lavoro per questa reinterpretazione del mostro della Laguna Nera, che oltretutto a pensarci bene è anche il mostro della Universal che è stato meno utilizzato, perché è uscito il primo film nel 54 diretto da Jack Arnold, sono stati fatti due seguiti e quindi in totale c'è la trilogia del mostro della Laguna Nera, e poi non è più ricicciato fuori perché c'è stato poi il periodo degli anni 60 della Hammer in cui riproducevano, cioè riproponevano molti personaggi appunto dell'universo come Frankenstein, Dracula e la mummia, tutti interpretati tra l'altro da Christopher Lee, ma non venne fatto un altro film sul mostro della Laguna Nera. E anche quando negli anni 90 si tentò un nuovo revival appunto dei mostri della Universal, anche lì non fu fatto un film sul mostro della Laguna Nera. Si voleva fare un remake tipo nel 2007, ma poi la cosa non è andata in porto. Le uniche volte in cui rispunta fuori sono in lavori magari più parodistici o che comunque non siano remake ufficiali. Penso solo al film Scuola di Mostri, in cui uno dei membri appunto del team di mostri antagonisti, Del Toro, ritira fuori quest'icona appunto del cinema horror di metà anni 50 e la riadatta a suo modo in una versione che c'entra veramente poco o nulla con l'originale. Infatti La Forma dell'Acqua non si può neanche considerare un remake del Mostro della Laguna Nera, ma solo una sua riproposizione, una sorta di omaggio, e funziona tantissimo. Quindi proprio soddisfattissimo sotto ogni punto di vista, sia come amante del cinema sia come amante dei mostri. Consiglio questo film veramente a chiunque, è un film davvero fantastico. A questo punto chiudo la parte senza spoiler e inizio la parte con spoiler. Saluto chi non ha ancora visto il film, mentre invece per chi l'ha visto inizio gli spoiler fra 5, 4, 3, 2, 1. Spoiler. Inizio gli spoiler facendo i complimenti per la scena in cui per tutta la sequenza in cui Elise deve liberare la creatura prima che venga vivisezionata. È stata fatta veramente bene, riesce a essere credibile anche appunto nelle coincidenze che permettono la riuscita del piano. Fantastico come dicano: oh, mi sa che sono state delle persone altamente precise, addestrate e senza pietà, quando in realtà sono stati veramente quattro gatti. Che non è semplicemente una gag, è molto importante secondo me all'interno del film, perché tutto il film, tra le tematiche che affronta, c'è questo bisogno che sembrano avere certe persone di prevalere sulle altre. Abbiamo l'uomo, certi uomini che devono prevalere sulle donne, certi bianchi che vogliono prevalere sui neri, poi quasi tutti incarnati dal personaggio di Michael Shannon. Abbiamo gli statunitensi che vogliono fregare i russi nella corsa allo spazio, perché i russi hanno mandato l'uomo nello spazio, gli statunitensi vogliono fare di meglio, cosa che appunto si ricollega allo sbarco sulla Luna. Abbiamo i sovietici che dal lato loro appunto vogliono impedire agli statunitensi di avere un vantaggio appunto vivisezionando questa creatura che può sopportare condizioni che un essere umano normale non tollererebbe. E quindi appunto è un continuo prevaricarsi l'uno sull'altro, sul dover, qualcuno deve essere migliore di qualcun altro, e quindi risulta impensabile per certe persone che appunto una semplice donna delle pulizie, un artista omosessuale,
fallito ed ex alcolista, una donna delle pulizie di colore un po' cicciottella e uno scienziato che non sa essere un infiltrato russo possano aver effettivamente liberato questa creatura top secret che ci hanno messo un sacco di tempo a trascinare lì, e per cui tra l'altro Michael Shannon perde due dita. Tra l'altro bellissima la scena in cui le dita marciscono sempre di più e lui alla fine se le stacca di suo, come a dire sono marce, sono inutili e c'è posto solo per la perfezione. Probabilmente, per carità, ha anche senso dal punto di vista medico che se le tolga, ma io ci ho attribuito questo significato secondario, magari non voluto, però io ce l'ho visto. Paradossalmente la mia scena preferita del film non è una con il mostro, ma è quella in cui il personaggio di Richard Jenkins va in questo locale in cui al bancone c'è questo ragazzo che a Jenkins piace perché è omosessuale, pensa che anche lui sia interessato, ma nel momento in cui tenta un approccio lui si ritrae dimostrando di non essere assolutamente interessato, e in quel momento entrano due persone di colore e lui scaccia fuori prima loro, sebbene dicono no no solo da sport, ma non c'è nessuno, no no per voi solo da sport, ovviamente riferito al fatto che sono di colore, e poi caccia fuori appunto anche Jenkins in quanto omosessuale. Tra l'altro questo sarà anche il modo in cui il personaggio deciderà di aiutare Liz a salvare la creatura, perché si rende conto che effettivamente lui non è poi così diverso, perché come la creatura anche lui è discriminato. Ci sono altre scene fantastiche come il mostro che è uscito un attimo dall'appartamento e va a vedere un film e resta lì ammagliato, un modo con cui Del Toro esalta il potere del cinema, come anche la scena onirica in cui nell'unico momento in cui sentiamo Elisa parlare, perché appunto lei sta immaginando di cantare come nei film che vede col personaggio di Jenkins, e appunto c'è lei che dice tu non saprai mai quanto ti amo, una scena struggente in cui tra l'altro vediamo appunto questa scena in bianco e nero in cui una ragazza vestita tra l'altro bene di bianco sta ballando con un uomo pesce nel palco, e dovrebbe essere una scena ridicola ed è fantastica. La prima volta mi lasciò abbastanza basito, però rivedendola è stupenda, l'ho anche rivalutata in positivo, quindi veramente Del Toro è incredibile, appunto 100 volte meglio della scena del ballo riproposta nel live action della Bella e la Bestia del 2017, che non è che fosse brutta ma non mi aveva trasmesso nulla, invece qui con Del Toro veramente bellissima. Anche quella in cui Elise vuole avere un rapporto sessuale con la creatura e per farla sentire più a suo agio cerca di allagare tutto il bagno, solo che l'acqua comincia a tracimare, cioè comincia a sgocciolare giù, e quindi alcuni spettatori del cinema vengono inondati dall'acqua. E tra l'altro se lo meritava uno, perché si era addormentato al cinema, cosa assolutamente vietata per quel che mi riguarda. No, vabbè, magari il film era anche noioso, non mi ricordo cosa stavano trasmettendo, però insomma mi ha dato una piccola soddisfazione che uno che russi così rumorosamente al cinema ti becchi l'acqua sulla testa. Sì, sono stronzo, che ci volete fare? Divertente, anche se in maniera macabra, la scena in cui la creatura mangia la testa a uno dei gatti. Tra l'altro avevo detto con i primitivi che Nick Park sembra che abbia una specie di mini ossessione per i conigli, perché li aveva messi sia nel film di Wallace e Gromit che nei primitivi. A quanto pare che Guillermo del Toro invece piacciono i gatti, perché Hellboy ha una fissazione per i gatti appunto nei due film a lui dedicati, e qui appunto abbiamo la creatura che si mangia un gatto. Evidentemente Del Toro piacciono i gatti, anche se in questo caso non li ha trattati benissimo, e comunque ci dimostra che per quanto sia un essere gentile è comunque un mostro, quindi è lo stesso un essere selvaggio, non lo tratta, non è un mostro che gli può mettere lo smoking e te lo porti in giro per la città, è comunque una creatura primordiale. E poi cosa succede? Quando il personaggio di Richard Jenkins lo scopre, il mostro scappa via, per sbaglio lo graffia, poi dopo poggia la mano sulla ferita e la ferita scompare, la poggia anche sulla testa di Jenkins come se fosse in segno di saluto, e gli ricrescono parte dei capelli. Tra l'altro bella l'idea del toupé, che dimostra come quella società lì sia una società molto basata sull'apparire, quindi devi metterti il toupé per sembrare un po' più giovane. E per appunto tornare alla questione dei poteri della creatura, un uomo pesce non lo associeresti a un guaritore, cioè quale sarebbe il senso logico? Eppure funziona. Del Toro riesce a rendere credibile un uomo pesce che ha il potere della guarigione. E questo quello che intendo quando dico che il Dark Universe non è impossibile come sembra. È possibile, solo che ci vuole una certa sensibilità che in pochissimi hanno. Poi fantastico nel finale quando Michael Shannon gli spara, lui si riprende e Strickland, il personaggio di Michael Shannon, fa: oh santo cielo, tu sei davvero un dio. E quello tira un'artigliata e lo sgozza per benino. Raramente ho esultato così tanto nel veder crepare un cattivo. E parlando sempre dell'anatomia del mostro, quando il personaggio di Octavia Spencer chiede a Elise: scusa, ma come avete fatto ad avere un rapporto? Lei fa vedere che appunto il mostro può aprire una parte di sotto e far uscire fuori l'attrezzo maschile, che tra l'altro è una cosa anche sensata, è che
Effettivamente, quando si realizza un mostro, il problema è sempre che per motivi di censura non si mostrano mai le parti intime, perché effettivamente un mostro con pena pentoloni suonerebbe abbastanza strano, però appare ridicolo, cioè non hanno mai attributi questi qui. Qui almeno te l'hanno giustificato in maniera anche credibile, perché un pesce ci sta che abbia gli organi sessuali interni, come appunto quando si tratta di rettili o creature di questo tipo. Però in questo caso, essendo umano, ci stava che avesse effettivamente l'attrezzo maschile, diciamo così. Chiudo parlando del finale bellissimo con Elisa che è morente, o anzi praticamente morta, dopo che Strickland le ha sparato. Il mostro la prende, la porta con sé in acqua e trasforma le ferite in branchie. E il film termina con loro abbracciati e la voce del personaggio di Richard Jenkins che dice: mi piace pensare che abbiano vissuto felici e contenti. Tra l'altro, cosa singolare, non si vede, cioè non sembra che il personaggio di Richard Jenkins abbia effettivamente visto Elise salvarsi, quindi forse l'ultimo pezzettino del film che abbiamo visto non è realmente accaduto, ma è solo ciò che il personaggio immagina, perché secondo lui appunto è andata così. Potrebbe essere, avrebbe anche senso quello di appunto di unire storia vera con la favola, no? Una favola, quindi tu non sai se sia successo realmente così o meno. Potrebbe anche essere. Trovo invece meno... cioè, mi spiego. Uscito fuori dal cinema, parlando appunto con gli amici con cui ho visto il film, mi hanno riferito di questa teoria secondo cui in realtà Elise sia essa stessa una donna pesce, e le cui branchie si sono seccate fino a diventare appunto quelle ferite, e poi semplicemente a furia di stare fuori dall'acqua, lei è diventata umana. Questo si adatterebbe anche al fatto che vediamo che la creatura inizia a perdere le squame iniziano a seccarsi, e sembrerebbe appunto che stia morendo, ma forse per adattarsi, se fosse stato rimasto fuori più a lungo, si sarebbe trasformato in umano. A livello logico potrebbe tranquillamente essere, viene anche detto tipo che l'hanno trovata abbandonata, non si sa che siano i genitori, l'hanno trovata vicino all'acqua, quindi potrebbe anche darsi che sia una donna pesce. C'è un problema però a livello tematico: si perderebbe del tutto così l'idea dei due mondi diversi che si uniscono grazie all'amore, quindi il mondo del mostro e il mondo degli esseri umani. Se lei era già una donna pesce, allora è gioco forza che si sono innamorati. Si perde del tutto l'idea dell'amore tra persone, tra esseri diversi. Detto questo, il video finisce qui. Mi sa che entro i film della tripletta questo sarà il video più lungo, ma era anche uno dei film di cui mi premeva parlare, era anche il film di cui mi premeva parlare maggiormente e il migliore di questa triplette, quindi sono contento di averci speso tante parole. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete e ci vediamo con il terzo film della tripletta, che credo vi risulterà abbastanza facile capire qual è, visto il periodo appunto in cui abbiamo fatto questa tripletta. Ciao ciao ragazzi!